Eccoci qua, bentrovati. Oggi è proprio il caso di dire che Pinocchio ha sposato lo sport. Benvenuto a Alessio Spelletti, che è presidente dell'associazione sportiva Pinocchio Sport. Giusto? Giustissimo, buonasera Furio e grazie Wow, davvero. che piacere! Ma io sono un appassionato di Pinocchio, davvero. Avete tirato fuori anche l'associazione sportiva. Che Sì. bellezza! Grazie alla Fondazione Carlo Collodi che ci ha appoggiato sin dall'inizio della nostra Costituzione, siamo riusciti appunto a far vedere Pinocchio anche il lato sportivo di Pinocchio, ecco. Bello! La vostra sede dov'è quindi? A La Pescia? nostra sede è a Pescia, Pescia e Collodi è nel comune di Pescia e noi qui in Piazza Mazzini, dove c'è il comune, abbiamo la nostra sede. Perché ci segue? Da fuori provincia di Pistoia in provincia di Pistoia. Noi siamo seguiti un po' da tutto il mondo. Pensa a te che bellezza. Sì. Raccontaci un po' dell'associazione, quando siete nati, quanti tipi di sport Volentieri. svolgete e a favore, anche di chi. Allora, Furio, noi nasciamo come una polisportiva. Come primo sport, devo essere sincero, è il running, è la corsa, è il podismo, perché siamo Bello. tutti appassionati e ci piace andare a fare le marce, andare a fare le gare, c'è quello che corre più veloce, quello che cammina, quello che fa nordic Io walking. sarei quello che cammina, va bene uguale? Sono importanti quelli che camminano, sono importanti Bene. perché stanno bene, benessere. Noi invece ci stressiamo troppo il fisico, quindi correndo forte, perché si cerca di correre forte, poi Fai bene. non ci riesce, ma siamo competitivi, Bene. una parte di noi, della società. Poi i camminatori invece sono la parte più importante, perché quelli sono chiaramente i più, sono perché comunque la nostra associazione è un'associazione che, anche se è nata da 2 anni ora, i primi di giugno, il 2 di giugno sono 2 anni, è un'associazione che conta 100 associati, ecco, non è che siamo tantissimi, però No, anche però. pochi, per il momento abbastanza. E appunto, come sport il principale è il running, ma dal running, essendo un pochino tutti sportivi, avendo amicizie, abbiamo iniziato subito con l'appassionarci alla bicicletta e quindi abbiamo fatto subito la squadra di ciclismo, dopodiché poi è nata la squadra del triathlon e ora ci stiamo tutti buttando su questa disciplina molto difficile, perché insomma ci vuole tanto tempo per allenarsi, ci vuole un bel fisico che non è facile. Io ce l'ho, però c'è chi Luca deve. Carboni raccontava ci vuole un fisico bestiale. Ecco. Cantava questa tanti anni fa. Senti, È vero, è vero. Pinocchio, le però, un bel fisico. vostre iniziative. Le nostre iniziative, Furio, allora, prima di tutto devo aprire una parentesi sulla beneficenza che facciamo noi, perché una Oh. delle nostre iniziative più importanti è quella del progetto Giocando si impara. E nella nostra struttura abbiamo istruttrici, tutte laureate in scienze motorie, che molto preparate, con master, eccetera, che è praticamente 2 giorni a settimana alla palestra del Forone, una località del comune di Uzzano. Ospitano i bambini dai 4 ai 10 anni con disabilità intellettiva e non con altre disabilità. E questi bambini fanno corsi con le nostre istruttrici di psicomotricità. E questo Bello. noi intendiamo trattare questi bambini meglio di come vengono trattati i normodotati, ovvero noi abbiamo un rapporto istruttore-bambino di almeno 1 ad 1. Cosa vuol dire? Vuol dire che c'è almeno un istruttore per bambino, spesso c'è anche un volontario insieme o un operatore, perché insomma sono bambini che ne hanno tutto il diritto, ecco, di avere questo Hanno tipo tutto di. il diritto e hanno il diritto anche alla normalità, quindi allo stare insieme in maniera naturale. Sì, perché li fa molto bene, Furio, li fa molto bene, perché spesso cosa aumenta di più in questi bambini? È la loro autostima, Esatto. perché quando si trovano chiaramente a che fare con bambini che hanno capacità un pochino maggiori, la loro autostima si abbassa. Invece in questo modo riescono a essere più sicuri in se stessi e poi ad affrontare la vita sociale, la vita con gli altri bambini in un modo migliore. E vedono queste famiglie e anche le nostre istituzioni un miglioramento incredibile in questi corsi. E noi ci buttiamo, facciamo tutto quello che facciamo, tutte le nostre iniziative,
mettiamo i fondi, li mettiamo tutti lì. Li mettiamo, ecco. Fate benissimo, e fate benissimo. Senti, avevi una maglia con te? Sì, io ho una maglietta che guardate ti faccio... Guardate che carina. Che tagliatelo, ti manderò perché... Oh, vogliamo... guardate che carina questa maglietta. Questa maglietta è la maglietta ufficiale della Pinocchio Sport, una maglietta tecnica, che, pensate, stiamo... ecco, questa è l'iniziativa maggiore che stiamo facendo adesso, che si chiama la Pinocchio Run. La Pinocchio Run è un evento di corsa, camminato, Nordic Walking, che l'anno scorso partì dal Parco di Collodi. Dal Parco di Collodi, per arrivare al Parco di Collodi, era un giro, una corsa c'era di 20 km, una di 10, una di 5, la camminata, insomma. Quest'anno, con le restrizioni che ci sono state dovute al coronavirus, al Covid-19, e non abbiamo chiaramente potuto realizzarla. Allora cosa ci siamo inventati noi della Pinocchio Sport? Ci siamo inventati la Virtual Run, cioè una corsa virtuale. Allora, come ci siamo organizzati? Ci siamo organizzati così. E tramite un portale svedese, che si chiama Maratone nel Mondo, World Marathons, e abbiamo aperto le iscrizioni. Loro a noi ci fanno una promozione mondiale di questa nostra corsa, di questo nostro evento. E, praticamente la corsa sussiste, di ognuno può correre ovunque, dove gli pare, a casa sua, dopodiché ci manderà delle foto della corsa che ha fatto e di quanti chilometri ha corso, se ha corso veramente 10 o 5 chilometri, la foto del pettorale. Quindi si creerà un movimento sui social, si creerà un movimento sul nostro sito web, e Pescia, che è la nostra città, Collodi quindi, e Pinocchio verranno così conosciuti in tutto il mondo. In questo momento, in 5 giorni scarsi di apertura di iscrizioni, abbiamo già 250 iscritti da tutto il mondo. Pensa te. Bellissimo, bellissimo. A questo punto ci devi dire il tuo sito internet e il social che avete per collegarci ancora in di più a questo evento. Tutte le nostre iniziative, tutte le nostre attività, tutti i nostri eventi li potete trovare su www.pinocchiosport.it. Mentre invece, dal punto di vista dei social, abbiamo una pagina Facebook che si chiama Pinocchio Sport, e su Instagram, sempre come Pinocchio Sport, come, diciamo, come pagina, abbiamo gli hashtag che funzionano in questo momento, che sono Pinocchio Run e Pinocchio Virtual Run. Hashtag Pinocchio Virtual Run. Ok? Ci diamo da fare, perché in questo momento la nostra associazione sportiva sarebbe stata ferma, e così anche i corsi. Invece in questo modo, chiaramente noi i partecipanti li facciamo pagare, perché facciamo pagare per prendere i fondi per la beneficenza, per questi bambini, per questi bambini speciali, per il progetto Giocando si impara. E ci sono due tariffe, una tariffa base, che è proprio la beneficenza, con la quale con 5 euro te ti iscrivi, tutte le informazioni tanto sono sul sito, sì. Con 5 euro te ti iscrivi e praticamente ti arriva a casa per mail un pettorale di gara, proprio come quelli delle corse, quelle vere, sì, quelle competitive, sì. Con Pinocchio, con i nostri sponsor naturalmente, e con il tuo nome stampato sopra. Pensa. Bellino. Mentre invece con 20 euro noi ti mandiamo a casa anche la maglietta che hai appena visto, la maglietta, e in più ti mandiamo anche la medaglia. Oh, allora guarda, te lo dico subito. Vuoi la medaglia? Ah, ecco, io voglio la medaglia. Perché hai trovato un runner a passo d'uomo che però parteciperà molto volentieri. Lo dimostreremo, perché dopo ci dovrai mandare le foto e vanno fatte vedere di te col pettorale. E io mi farò vedere con il pettorale. Vai tranquillo. Alessio, io ti dico grazie mille, questa è un'iniziativa veramente carina, e voi mi raccomando, andate sul loro sito e insomma, 20 euro, avete anche la medaglia. Ciao! Grazie!